anche questo, ma di fatto non c'è stata gara, perché diciamo l'anno dovevano essere esclusi tutti loro. Ecco il senso del bando, diciamo, si fa un bando definendo prima questo tipo. Dopodiché si procede con una propria avviso del bando lo va bene. Allora, per tornare ai requisiti sono tre, questo, la manodopera pari al 15% del fatturato anno, mi pare. E il terzo. Sono comunque dettati nell'articolo 90 del stiamo mettendo
diciamo, moderno, e quindi alla fine Giacanova abbiamo deciso di rimetterlo poi in sicurezza, ripristinare la vecchia strada, rimettere a posto i fossati, far tagliare l'erba e eliminare quei ponti che creavano problemi. Spero che non abbiamo più a livello provinciale una volta, però se dovesse succedere almeno quella via, speriamo di ricondizionarla come era meglio. Grazie a Renko per il fatto di stabilità, siamo riusciti a non perdere il finanziamento regionale perché sicuramente nei suoi alimentari, preparato il bando di gara e assegnato in carico una ditta locale di giustizia, inseriremo e finiseremo i lavori entro quest'estate. Grazie a Renko del patto di stabilità siamo riusciti a non perdere il finanziamento della fondazione per la ristrutturazione di Villa Revolta. I lavori inizieranno circa a settembre, comunque prima dell'inverno. Più sistemazione dell'asilo nido, anche in questo caso abbiamo chiesto un contributo, e una manutenzione straordinaria e una messa in sicurezza dell'edificio. Realizzazione e lavorati per un progetto definitivo del bando di gara riguardante la realizzazione del chiosco bar presso via Fontana, in zona Carmigliata 32, questo lo ricordo perché è stato discusso nel Consiglio Comunale. Proseguiranno i lavori per il PAF, all'esame delle osservazioni e abbiamo dato finalmente l'incarico di istruzione rimasta al carico. Nella pista ciclopedonale Lombardo Ferraro abbiamo predisposto la piantumazione delle piante morte, perché sapete che ne sono morte circa la metà, la risistemazione delle piazzali di sosta perché non sono stati finiti, mancava anche la carta turistica, risistemazione del fondo, io non so se è stato usato nel materiale di ributta, nel calcio, come siano radici, il fatto sta che il fondo della pista ciclabile che avrà operato si va, diciamo così, deteriorando e quindi bisogna comunque intervenire. Allo stato attuale, oltre ai problemi che è stata fatta non in modo, diciamo così, esemplare, abbiamo anche di grossi problemi di vandalismo, sapete che le stazionate vengono rotte con casi e quant'altro. Abbiamo poi un problema che riguarda anche i confinanti nelle zone agricole, perché, non so se lo sapete, i confini dove vedete le piante a bordo della pista ciclabile sono esattamente sul confine con l'agricoltore, quindi molti utilizzano magari mezzi agricoli, a volte rompono anche le nostre piante. Forse si doveva tenere una zona che siamo riusciti a prevedere una zona di circa mezzo metro per non per impedire questo, invece no, le piante sono proprio non sono molto. Poi vabbè, la sfaldatura da parte della Veneto Spada per quanto riguarda la strada regionale 10, queste fine diciamo verso agosto, quest'anno avremo fare anche questo tipo di sfaldatura, l'anno scorso è stata fatta l'altra, la stessa cosa. Sistemazione definitiva dei turbini di Brancon, con la sostituzione di quelli che sono stati messi vecchi e rumorosi, ma più che vecchi e rumorosi, è stata trovata alla riga di Isa, sicuramente non di prima scelta, e quindi il gioco del turbino tra, diciamo così, il suo posizionamento coperto, per esempio, ha avuto gioco negli anni sempre di più, soprattutto su quella strada, forse la Ligur, per esempio, sapete che anche Carlo della Marzegaglia e quant'altro fanno la via di Lipenta, quindi non è la strada, quindi abbiamo anche un dissesto per la strada stessa, soprattutto il primo che va a incidere, diciamo, un mezzo pesante è sul confine, dovremo a cambiare i confini. Per quanto riguarda il teatro comunale, vi ho detto il discorso che cambi, quindi non hanno messo dei nuovi interlocutori, su questo. E poi abbiamo fatto inserire nel bilancio triennale di Acquedoro e cittadina della Pedro che arriverà in questo comune che si porterà fino ad arrivare alle scuole, per finalmente speriamo dare una comunità di lei.
abbiamo un nuovo piano che penso che sia quello completamente europeo da rispettare, che è appunto su un argomento numeroso, e quindi pensavamo di questa è un'idea che stiamo portando avanti, di andare gradualmente a cambiare tutti gli avioni con eventualmente gli avioni moderni che inizialmente, che chiaramente consumano molto meno rispetto a quelli tradizionali e soprattutto hanno una durata garantita. Quindi ci sono delle ridotte che stanno proponendo un loro di questo genere, cioè che cambiano tutta l'illuminazione pubblica in cambio di diciamo così, una contropartita su quello di cui pagheresti in moneta e che non andresti più a pagare, cioè che pagare meno se ti rilette, e diciamo che dà la possibilità però da subito di cambiare l'impianto. Allora, ve lo spiego perché non... è un'idea che sta prendendo forma anche in altri comuni. Allora, praticamente ci sono delle ditte, qui si trova anche scuola che fa niente la gara, la gran parte di tutto il resto, dove si può avere la sostituzione dell'impianto elettrico, quindi dei battioni, la sostituzione di quelli vecchi che sono venuti con altri problemi nuovi, e anche la possibilità di mettere le luci a LED che illuminano di più e hanno una durata più lunga. Proprio con l'avvento delle luci a LED ci sono delle ditte che stanno propagandando questo tipo di lavoro e ti danno la possibilità di cambiare lampioni e di avere, diciamo così, un risparmio energetico che in questo caso sarebbe il loro lavoro. Okay? Queste sono proposte, le stiamo analizzando. Le stiamo analizzando, è comunque scontato. È comunque scontato che alcune zone di Nogara vanno comunque ad essere diciamo così interessate per questo tipo di iniziativa perché non abbiamo lampioni a sufficienza oppure altre linee sono vecchie. Altre linee dobbiamo cambiare perché come avete visto c'è bisogno di lampioni a fame, l'altra parte della strada non sono accesi, quindi anche lì c'è la strada via perché funzionano solo quelli della parte del fame perché sono previsti così. Quindi è tutto uno studio e cercheremo di portare avanti i mezzi che possiamo avere, quindi meno spendiamo più beneficio avremo, perché noi siamo disposti ad ascoltare e ad inserire la cosa. Per quello che riguarda sempre il discorso di 2012 e 2014, che riguarda la cartellina del quadro, questa è comunque quello che abbiamo detto. Per gli edifici comunque dove ci sono delle alienazioni di terreni.
sì, è firmare le risposte. Quello che è stato definito a 30.000 c'era un numero che probabilmente è portato a mesi. Mi chiedo questo qua, fa riferimento che 20.000 euro per... Ma sai che abbiamo comunque questa domanda sempre, che si era discussa. Secondo me sono poi complicati, perché c'è il magazzino e la cassa, non sei mai. Per me, sono anche per quanto, non è che si era grande la struttura. Però, abbiamo detto, vabbè, proviamo a vendere il magazzino per conto proprio, a 20.000 euro, quindi per loro non è la casa del custode. E si fanno solo da sé, sono più dati che fanno. Esatto, perché alla fine si è pensato che se uno ha una mobilità, una sala da fare, fare anche il posto della singola parte. Poi se sono sconnessi anche questa qua, perché si era... Io so che da quando il corpo della casa è stato messo in vendita, insomma, è sempre quella casa, cioè, è da quella casa, per il moro, ok, dopo, la manutenzione straordinaria del cimitero, ne parlavamo anche prima, effettivamente ci sono questi 55.000 euro di oneri di urbanizzazione, dove spererei in questo caso che avessero un caso di oneri di urbanizzazione entrano o una copertura comunque sempre più sicura, cioè la ridimensionatura delle strade comunali prima stralcio. Io riesco molto fatica a capire cosa c'è scritto perché abbiamo una lingua che è fatta la legge. C'è scritto lì, si legge le nazioni qualche ma dopo non riesco, forse da temi. No, secondo me lì c'è stata la volontà di farle a poco. Ma questo qua colore che si legge tutto è stato detto, fai delle copie più grandi, poi che fai? Ovviamente bianco nero e ne fa questo conforto. No, sono conforto, speriamo la prossima volta che paga più. Ecco, in questo caso, visto che ho fermo anche data di allineazione in terreni, si sa di che terreni si tratta per 100.000 euro che andremo a allineare. La riqualificazione dell'illuminazione pubblica, visto che anche questo è vincolato totalmente sugli oneri di urbanizzazione, e anche qua se vogliamo fare un lavoro serio per non esserci delle entrate un attimo schicciate, ulteriori oneri di urbanizzazione per 78.000 euro nella messa a notte di strutture impianti dell'asilo nido, e dopo tutta l'ultima parte della tabella dove l'importo comunque inizia ad andare anche abbastanza su, perché si parla di manutenzione straordinaria del patrimonio, della viabilità, dell'illuminazione pubblica, dei lavori straordinari per la 626, del FAT, della manutenzione straordinaria, riscaldamento, eccetera, eccetera, sia biblioteche elementari, medie, teatri, impianti sportivi, asilo nido, nonché hardware e software per l'informatizzazione e 69.000, no, anzi, gli ultimi due no, tutte le altre sono tutte a carico di oneri di globalizzazione, che in un periodo come questo insomma, sono affatti incerti. E dopo vedo le ultime due cifre che anche qua non si riesce a capire cosa ci sia scritto, hardware e software per l'informatizzazione sono 28.000 euro, però la copertura allineazione terreni. E più allineazione terreni, perché vedo allineazione basta anche quello sopra che è il trasferimento dei soldi alla scala per l'allineazione di impianto di video sorveglianza, anche in questo caso allineazione terreni. Poi sui soldi alla scala poi si fa ovviamente posso fare. Mi sembra che ci sia da fare ancora molto, forse in maniera di questa, il senso di questa struttura. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle entrate certe, delle entrate ipotizzate, che non possiamo non mettere. Quali sono le entrate certe? Ad esempio, con i conti regionali, che si vive la cosa. Sì, quelle sono. Basta. Eh? No, quelle basta. Certe che ci sono, no. Ci sono i residui che abbiamo provato, quando c'è oneri di produzione di residui e monetizzazioni, sostanzialmente se guardate anche in adesso ve lo spiego anche meglio qual è il minimo rendimento. Ah, perché qua viene fatto con gli oneri di produzione di un attimo di... Quindi teoricamente in entrata 600.000 euro. Cosa vuol dire?
vengono previsti degli oneri di organizzazione. Questi oneri vengono previsti per il capitolo, chiaramente, perché sono da questo. Se poi dall'organizzazione parte oggi, se oggi, se parte domani, se domani, se non parte non incassi, chiaro? Però dal punto di vista contabile tu hai degli strumenti che sono le concessioni edilizie, che sono le convenzioni, che sono tutto quadrato, che prevedono una serie di entrate. Allora, dicevo anche l'altra volta, l'ho detto anche a te, l'ho detto anche ad altri consiglieri, esistono paradigmi, tre piani attuativi, proprio di questo tema della memoria, più varie riprese, di cui buona parte bloccate. Però il fatto che siano bloccate, quindi che impediscono l'entrata degli oneri, non vuol dire che dal punto di vista contabile non possa prevedere che possano entrare, perché teoricamente partono e che sono stati convenzionati. Allora, la struttura di questo piano triennale qual è? La struttura di questo piano triennale è che ci sono alcune cose che vogliamo fare, che abbiamo messo una serie di finanziamenti in modo che si possano teoricamente fare, altre che sono più dubbiose, altre che sono filosofiche, tanto per essere molto chiari, cioè nel senso che se entreranno, se parte l'edilizia, se parte il mondo, tutta questa roba qua, gli effetti, se non parte l'economia. Questo è chiaro, mi sembra anche un ragionamento corretto, adesso di dire, rispetto ad alcune entrate che prevediamo, ma non che ci sogniamo, cioè sono entrate che teoricamente potrebbero entrare, da questo punto di vista, faccio un esempio banalissimo. Quando dovevano entrare i 90, 80, 90, 100 mila euro di oneri di una ditta locale che poi ha ritardato 2 anni, se non avessero ritardato 2 anni magari non avremmo trovato il fatto che però sono entrati e quindi abbiamo trovato. Una ditta a caso? Non lo so, a caso. E allora da questo punto di vista anche questo è strutturato. Allora noi siamo sicuri di fare dei serramenti delle scuole elementari, che li abbiamo fatti a... Proposta, che erano stati persi finanziamenti. Allora, cosa sto dicendo? Siamo sicuri di andare lì, perché ci sono i contributi regionali e ci sono dei residui che non sono regionali, che sono stati messi lì perché ci sono tutto. La ristrutturazione di Villa dei Monti è pressoché sicura, perché sono varie variazioni, ma abbiamo fatto in modo, se avete visto, di non mettere oneri di urbanizzazione. La terza cosa che è abbastanza avanzata, collega, la storia delle videosorveglianze di Isola della Scala, che sono da Napoli e di Nogara, ma poi mi aveva chiesto su Isola, che sono in fase avanzata, sono in fase di appalto, vedete, sono venute. Su questo ci siamo. E il resto è situazione in cui buona parte non andranno fatte, tanto per essere chiari, una parte andranno fatte. Vediamo un attimo come sono le entrate dal punto di vista, verifichiamo oggi il trend ha un calo di circa 30-40% rispetto alle previsioni, quindi 30-40% di ogni organizzazione dovremmo incassare. Siamo fermi su questi? No, non siamo fermi, perché come avevo citato prima il vice sindaco, ad esempio sul cimitero stiamo facendo un'operazione di finanziamento del piccolo opere, meritoriamente per i comuni, per tutta una serie di comuni, per cui c'è una previsione di entrata, diciamo, dignitosa, che potrebbe essere di 100.000 euro da parte della regione. Il 90%, quindi noi su 100.000 euro dovremmo metterci solo il 10%, quindi questa è una previsione che va ad annullare in questo caso sul cimitero di opere di urbanizzazione e quindi liberiamo una criticità, tanto per essere chiari. Dovremmo avere una risposta anche in termini temporali, parte che parla della regione, vediamo. Un'altra cosa su cui ci siamo è un'iniziativa, abbiamo fatto una domanda anche questa, che noi speriamo possa dare ad un punto, perché i contatti sono dignitosi, mettiamoli così, con la Fondazione Cani Verona, per l'istituzione complessiva del Giulino che abbiamo fatto, ci dovrebbe dare risposte in termini di tempi non lunghissimi, quindi da questo punto ci siamo. Ci sono altre due questioni e quindi anche questo andranno a ridurre, ma non siamo in grado oggi di metterlo perché sono domande generiche. Ci sono altre due questioni che poi magari se il consigliere Costantini, se il consigliere Costantini vuole citare, stiamo predisponendo una pressione sul CAI assieme ad altri comuni e stiamo verificando se la provincia, questo è un po' complicato, per una partenariato di altro tipo, per quanto riguarda il restauro di menti
stiamo lavorando, però vedremo come stiamo andando. Quindi questo è il quadro di quest'anno, che sarà sicuramente, per sfortuna nostra, inferiore alle entrate che alcune sono legate agli oneri, ma non è un quadro statico come è stato risolto per mille motivi, non è un quadro statico. Adesso il quadro è molto più. Se prendiamo il 2010, la tabella finale della prossima misura di quelli che sono i dati di cui stiamo parlando, non è una riglobalizzazione, vediamo 423.000 euro a fronte di 50.000 euro di monetizzazioni, di 3.000 euro di entrate correnti vincolate, che sono quelle che sono quali che derivano dalla segnalazione del codice della strada. Questo fa capire che su 1.045.000 euro 422.000 sono solo di oneri di urbanizzazione e il resto sono allineazioni che non vedo l'importo, però sono anche 350 circa. Quindi la parte degli oneri di urbanizzazione è sicuramente a 340. E sull'anno 2013 volevo chiedere il fatto che ci sia, che ritorna ancora la realizzazione del parco comunale della Valle del Tatro, che vediamo nel 2013, non lo vediamo nel 2012 e nel 2014. Ammesso in un processo che vabbè, il contributo da parte dello Stato di 100.000 euro a Rindie, che si arrivi anche alle 100.000 euro di monetizzazione, è qualcosa che si prevede effettivamente che mettendo in bilancio una sola modalità possa trovare esecuzione pratica, o è una parola di bilancio filosofico che abbiamo detto fino adesso? Penso che il triennale è un elemento di lavoro. Okay. Sul 2013 comunque ritorna ancora grossa la fetta degli oneri, perché abbiamo su 790.000 euro totali di 520.000 euro praticamente solo di oneri, quindi non è assolutamente posto da poco, soprattutto se consideriamo che la manutenzione straordinaria del cimitero, che stiamo raccontando da qualche ora essere una priorità, ha 130.000 euro a bilancio, 130.000 euro totalmente coperti da oneri di urbanizzazione e la riqualificazione degli sarà altri 80.000 euro su 150.000 sempre gli oneri. Sempre gli oneri coprono totalmente per 150.000 euro la legislatura delle strade e perciò vediamo in questo caso che prendendo anche tutta la parte bassa della tabella, quindi dal patrimonio, la viabilità, l'illuminazione pubblica, tutto, perché in questo caso tranne la violazione del codice della strada, sono tutte coperte ancora dagli incerti oneri di urbanizzazione, come noi speriamo che l'economia migliori a partire da ieri, non da domani, però non lo so se sarà proprio così. Nel 2014 su 2.007.000, mi sembra che sia, si va a 600.000 euro sempre di oneri di urbanizzazione, ma andiamo molto in su con la cifra, visto perché c'è un'alienazione di terreni, parlo della struttura sportiva polifunzionale, dove oltre al contributo della Cale Verona di 250.000 euro, questo è qualcosa dove si è già esposta formalmente la Cale Verona, la realizzazione